Quindi, come promesso, in questo tutorial vi faccio vedere come si lavorano gli orecchini. Io li ho fatti così a forma di occhio proprio. E poi facciamo anche il nostro, la nostra collana. Io ho già messo qua il gancio, quindi devo solo, sì, fare la collana vera e propria. La spighetta ce l'ho. E questo sarà uno dei, diciamo, elementi della collana e una perlina nera. Adesso vi dicevo anche in quell'altro tutorial sull'occhio azzurro, occhio greco della fortuna, che praticamente non erano quelli i colori veri e propri per lavorarli, ma questi sono i veri e propri colori dell'occhio greco azzurro. Quindi dentro qua proprio nell'iride è nero, io ho usato bleu marine, ma comunque. Poi bianco, celeste e un azzurro molto molto forte, un electric blu. Quindi sono questi i veri colori dell'occhio greco della fortuna. E perciò in questo tutorial lavoro proprio con questi colori. Allora, per fare questo, cioè l'occhio proprio, mi è piaciuto moltissimo. Vi dico sinceramente che all'orecchio vengono benissimo, sono così così carini. Allora, per fare quest'occhio, facciamo così. Cominciamo con il cerchio magico, entriamo con l'uncinetto. Adesso, essendo bleu marine, certo che non è che si vede molto, ma comunque con bleu marine faccio solo il cerchio magico, ho la mia catenella e lavoro 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5. Come dicevo, 6 punti bassi, chiudiamo e adesso siamo pronte a cambiare il colore. Io di bianco non ho avuto il cablé numero 5, avevo cablé, non lo so, 12 penso è questo, è il più sottile, sembra 12. Insomma, niente, ho avuto solo questo e perciò l'ho messo in 3 per arrivare allo spessore. E lavoro con questo. Adesso dobbiamo cambiare il colore, quindi io taglio qua il filo bleu marine. Oh, ma se taglia queste forbici, tagliano proprio come un rasoio. Ok, quindi entro in questo anello col bianco, faccio così, piego un po', ecco. Ed entro in questo anello e adesso sono pronta perché lavoreremo a spirale, no? Ok, quindi tiro questo bleu marine, bene, e finalmente entro col bianco. Avviciniamo un attimo perché sennò non vedete niente, ed entro con bianco nel primo punto basso. Sì, prima o poi riuscirò. Teniamo così le codine e proviamo a entrare, ecco, solo nell'asola esterna. Vi dico perché, come vi dicevo, è un po' difficile vedere, ma adesso dal bianco si vede comunque. Diciamo che è una, e lavoriamo anche le codine, è una lavorazione che l'abbiamo già fatta tante volte, perciò. E lavoro qua 2 e in ogni punto basso dei miei 6 iniziali ne lavoro 2 per un totale di 12, quindi sappiamo ormai 2, 4. Nel terzo lavoro 2, quindi saranno 6. Nel prossimo 2, 8, nel prossimo 2,
10 e nel prossimo è l'ultimo 2, quindi 12. Ok, sono arrivata alla fine del giro con azzurro e taglio il filo, rimango così e comincio col celeste. Sempre così piego la codina, prendo sull'uncinetto e lo tiro tramite questo bianco e voglio lavorare le codine. Ok, le tengo qua indietro pronte. Entro nel primo, solo nell'asola esterna, è anche più facile, e lavoro anche le codine indietro, lavoro due punti bassi proprio nel primo, poi un punto basso nel prossimo e due nel terzo, e andiamo avanti sempre così. Per un totale di 18 punti bassi in questo terzo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi 7, 8, un aumento, 9 nel prossimo, 10, 11, quindi un aumento. 12 nel prossimo, quindi uno solo, 13, 14 nel prossimo, quindi di nuovo un aumento, 15 nel prossimo, quindi uno solo, 16, 17 nel prossimo e nell'ultimo 18, come dicevo, per un totale di 18. Ok. Adesso cambiamo, taglio di nuovo il filo e cambiamo con il mio azzurro intenso, quindi questo azzurro electric blu. Cioè questo azzurro electric blu, insomma, avete capito. Entriamo nel anellino, tiriamo il turchese. Teniamo stretto qua e adesso andiamo a lavorare 3 giri con 18 punti, quindi praticamente da adesso non aumentiamo più. Quindi in ognuno dei nostri 18 punti bassi lavorati col il turchese lavoriamo un punto basso per un totale di 18, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fate ancora due giri con lo stesso colore. Ho finito i miei ancora due giri con lo stesso filato e colore, cioè lo stesso numero di punti, 18, no? E adesso cosa facciamo? Mettiamo tutte le codine dentro e mettiamo delle altre codine dentro. Io ne ho qua, guardate, delle codine. Adesso vi dico sinceramente che meglio mettere dentro delle codine che dell'ovata. Quando fate, ecco, tipo perline così, perché semplicemente è molto più facile. Adesso io sto prendendo tutto ciò che ho qua. Dai, prendiamo anche un po' di questo bianco ancora. Perché è molto più facile da passare con l'ago se vogliamo fare, no, tipo una collana con perline e così via.
per questo, mica per altro. Magari prima o poi farò un tutorial anche con una bella collana con le perline all'uncinetto. Va bene così, non ci vuole di più, cioè non imbottite esageratamente. E adesso l'ultimo giro. Sì, lo so perché rido. Rido perché questo ultimo giro si lavora così. Cominciamo con un ops. Cominciamo con un così. Non mi viene adesso. Una diminuzione, quindi prendo, entro nel primo, asola esterna, entro nel secondo, asola esterna e chiudo tutto insieme. 1, il secondo lo lavoro normalmente, 2, il terzo e il quarto li lavoro in una diminuzione, quindi sarà 1 e 2. E questo sarà il 3, terzo, no? Poi il prossimo lo lavoro normalmente, facendo attenzione a non lavorare anche i filati per l'imbottitura. Poi il prossimo lo lavoro i prossimi due in una diminuzione, 1 e 2, tutti e due insieme, il prossimo normalmente. 6, contateli, no? Perché dovete rimanere con 12. Poi i prossimi due in una diminuzione, quindi sarà 7, no? Ecco, così 1. Questo è il settimo, ottavo punto da solo. Adesso 1, 2, il nono punto sarà questo. Lo considero 1, no? Poi il decimo, 1, l'undicesimo e dodicesimo insieme, 1 e 2. Ok, va bene, adesso entro nel prossimo e lavoro un punto bassissimo. Tagliamo il filo un po' più lunghino perché adesso andremo a cucire. Uff, è caduto un gomitolo, non vi preoccupate. Non sono mica caduta io. Ok, quindi adesso andiamo a chiudere e praticamente proviamo a entrare solo nelle asole interni. Quindi, se per adesso noi siamo entrate solo nelle asole esterne, abbiamo lavorato, invece con l'ago entriamo solo nelle asole interni. Ecco così. In ogni asola entriamo. Ok, questi proviamo a metterli dentro. Ecco. Andiamo avanti così fino a eccoci qua, arrivare da dove siamo partite, quindi non è che. E chiudiamo, tiriamo. Così. Adesso sempre con l'ago chiudiamo di tutto per bene.
così. Ed ecco il mio occhio, no, per amor del cielo. Il mio occhio greco della fortuna, ecco. Ok. Andiamo un po' in qua e in là con il filo e con l'ago. Ecco, perfetto. Non ci vuole altro. Tagliamo la codina e ci siamo. Adesso semplicemente guardate come ho fatto io in una delle asole esterne, vedete, asole rimaste perché la lavorazione l'abbiamo fatta solo nelle asole. Vedete? Entrate e agganciate il gancio. E così abbiamo creato i nostri orecchini. Ma insomma, possiamo, come vi dicevo, fare tante di queste paline e creare anche una collanina. Adesso invece per la nostra collana, questo era per l'orecchino, ma uno lo voglio usare anche per la collana. Vi faccio vedere come. Allora, per la nostra collana, come dicevo, io ho già fatto la mia spighetta romena. Vi lascio il link per quelle di voi che non sapete come fare la spighetta romena. E andiamo sempre così a girarla tutta per bene, metterla così, ok. Adesso scendo in basso verso il centro dove voglio fare proprio. Ecco così, perfetto. E guardate come faccio questo cerchietto. Ah, che il cerchietto l'ho fatto, cioè semplicemente ho fatto 6 catenelle, poi 12 punti bassi intorno, 18 e 24, quindi la stessa a spirale, no? Primo giro l'ho lavorato con bianco, i prossimi due giri col celeste, cioè il giro da 18 e quello da 24. Ok. E dentro qua così e provo a metterlo per bene. Basta che sia dritto, che sia proprio in mezzo, molto importante, perché se no viene proprio una cosa brutta. E per fare una cosa fatta bene, ecco, io sono qua, entro con un ago per assicurarmi che ciò che faccio bene, quindi così. Così possiamo di nuovo misurare. Molto, molto. Ecco, questa è una cosa che deve essere proprio perfetta. Ecco, perfetta. Vedete? Perciò fatelo due o tre volte, non lo so. Comunque, importante è che siate proprio nel centro. Ok, con l'ago messo così, adesso sono tranquilla, posso fare cucire il mio occhietto qua e lo voglio cucire proprio così, non di tutto, ma solo da un lato e dall'altro, e qua lo chiudo così, perché così ho pensato viene proprio come un occhio. Allora, per cucire mi vuole del filato sottile più o meno dello stesso colore, insomma, adesso come dico più o meno perché è un po' difficile, io ho qua un mucchio di filati da cucire, ereditati diciamo dalla nonna di mio marito. Ok, quindi facciamo in due, lo metto io e cominciamo molto, come vi dicevo, attente, attente, attente che sia in mezzo, tutto qua, ecco, così. Adesso dovrei fare un'altra cosa, visto che mettiamo sul rovescio, perché certo è molto più semplice, cioè non semplice, è normale cucire sul rovescio del lavoro, no? Ok, fissiamo bene, bene, bene. Più
più o meno dove vogliamo, pensando che vogliamo chiudere anche qua. Ok? Fare proprio un bel occhio. Quindi ecco così. E dentro qua, prendendo solo l'asola esterna, è l'asolina così. Ups, non dovevo correre di tutto col filo. Andare solo. Ok, così va bene. Ok. Il primo punto è sempre. Ok, e vengo di nuovo per poter fare anche il nodino. Ecco, fatto il nodino. Oramai possiamo un po' andare più tranquille. Ok, e vado nel secondo occhiello qua della spighetta, no? Potrei anche avvicinare un attimo. Sì, nel secondo della spighetta e anche nel terzo. Tanto per essere sicura, ecco. Possiamo prendere ancora uno. Ok, quindi ho fatto 4 e farò 4 anche dal lato opposto, però prima voglio girarmi indietro e fare lo stesso percorso per rinforzare la cucitura. No, normale. Ok, quindi così. Adesso faccio un altro nodino, visto che abbiamo finito da un lato. Ok, tagliamo il filo e andiamo a fare ugualmente la stessa cosa, però come vi dicevo, attente, attente, attente. Ecco così. Ugualmente la stessa cosa dal lato opposto, quindi qua vediamo un po', vogliamo poi chiuderlo così, ecco, va bene. Allora entro qua nell'asola del punto e nell'asola della spighetta, entro di nuovo le stesse asole e faccio un nodino. Ok, adesso posso stare più tranquilla e vado avanti per 4 asoline nello stesso modo, no? Poi torno indietro sempre così per rinforzare la cucitura, quindi niente di particolare. Faccio insomma uguale la stessa cosa che l'ho fatta dal lato opposto. Ok, così nel frattempo guardiamo un po', tanto per sicurezza, vogliamo che sia tutto fatto per bene. Ok, e torniamo indietro come vi dicevo per rinforzare la nostra cucitura. Diciamo che sono passi insomma semplici, ma dobbiamo farli per bene. Ok, ho fatto anche il nodino e finito. Questi li tagliamo e siamo a posto. Ecco, il primo passo l'abbiamo realizzato. Guardate com'è carino. Sempre così, se volete, potete realizzare anche degli orecchini. Quindi li prendete qua e poi il gancio in mezzo qua. Quindi ugualmente potete realizzare orecchini. A me piacciono di più invece questi. Adesso metto anche la perlina e chiudo qua. Quindi
prima chiudiamo e poi mettiamo anche la perlina. Ok, importante essere, come vi dicevo sempre, guardate che siate in mezzo. Sempre sul rovescio. Ok. Prendo così. L'ho chiuso. Oh mamma mia. Ok, adesso faccio un nodino. Tagliamo così, dopodiché certo che taglio per bene. Bene, fatto. Posso prendere via l'ago e adesso cosa voglio fare? Cosa ho ancora da fare per finire la mia collanina con l'occhio della fortuna? Ecco così. Ho pensato di fare, di mettere, come vi dicevo, uno di questo qua, così. E poi qua mettiamo la perlina. La faccio semplice semplice, non voglio esagerare, voglio proprio evidenziare questo bellissimo occhio azzurro della fortuna, non del malocchio anche si dice, e voglio solo, e poi indossatelo così. Speriamo funzioni. Ma come dicevo sul mio blog, dobbiamo crederci. È molto importante. Ok, adesso metto questa e sto cucendo anche questo qua. Ciao. Dobbiamo provare ad essere più o meno uguali. Ecco, va bene. Ma insomma, io l'ho pensato così. Ma voi potete rinunciare a questo qua, non lo so, come volete, però a me sembra carino così, veramente, con due occhietti, uno così, voi vedete, spero vi piaccia, fatelo insieme agli orecchini, e starà veramente bene. Ok, ci siamo, adesso faccio di nuovo anche qua, cioè un nodino, e voilà, chiudiamo, tagliamo e il mio talismano con l'occhio. Come metterlo per farvelo vedere meglio tutto. È pronto. Ops, volevo alzare un po' per riuscire. Eccolo qua. Tutto. Per farvelo vedere meglio. E con gli orecchini. Ops. Bene, quindi spero vi piaccia anche questa variante, diciamo, dell'occhio.
dell'occhio del malocchio al prossimo tutorial.